Direzione gas. Andiamo a togliere questo bombolone e goodbye. Che storia con questo bombolone. Me l'avevano montato, non qua dove sto andando adesso, da un'altra parte. Me l'avevano montato, poi me l'avevano montato male, perché mi consumava tantissimo. La macchina era una cosa incredibile e quindi l'ho fatto togliere e dopodiché sono andato alla Tarmot e me lo sono fatto rimettere, ma non era tanto questo il discorso quanto un meccanico conosciuto in Italia, nell'area di Milano, mi disse: no, non mettere l'impianto a gas perché ti rovina il motore, la macchina non è fatta per l'impianto a gas. E quindi, cogliendo questa cosa, ho detto va bene, allora, considerando anche che mi consumava tantissimo, ho detto allora lo tolgo. E that's it. E quindi l'ho tolto, dopodiché telefonando alla Tarmot: no, no, vieni, te lo montiamo e via. E quindi sono andato a rimetterlo e adesso, dopo un anno e mezzo che ce l'ho questo, lo tolgo per metterlo sotto alla gomma di scorta, al posto della gomma di scorta. Perché? Perché lì in effetti è troppo scomodo, non va bene. E quindi niente, qui siamo arrivati nella zona di accampamento, ma adesso andiamo a vedere e voilà. L'ultima filmata al bombolone. Era qui in mezzo tra le due conche della ruota. E togliendo questo metterò poi la ruota lì al mi prenderà meno spazio e qua ho un posto sufficiente se per caso mi voglio fare la doccia. Vediamo, però almeno lo metto di sotto e mi sembra che qua ho più spazio. Insomma, si lavora fino a quando non si trova una giusta sistemazione per tutto. Siamo qui di fronte al mitico ristorante di fronte alla Macro a mangiare gli ottimi pieroghi, un must in Polonia. Ottimi e abbondanti. Abbondanti non tanto, però. Però sono buoni. Mm-hmm. Impianto GPL tolto. È messo al posto della ruota di scorta. Ora la ruota di scorta la sposteremo sul lato sinistro, attaccata alla parete. È molto più libero. Mi sento molto meglio. Purtroppo meno LPG. E considerando i viaggi lunghi, però it's ok. Vuol dire che mi dovrò fermare più volte a caricare, no? E che quando sei in Austria, l'Austria in autostrada non ha LPG, cioè sono proprio limitate i distributori di LPG.
anche questo lo devo togliere, che non mi piace più, e lo sostituisco con uno lavabile e traspirante, esattamente come qua. Spero la prossima settimana di farlo. Nel frattempo le misure sono di 1,80 m di lunghezza, no? Fino alla grata, e mentre siamo a 1,40 fino alla conca della ruota. Mentre dal punto del motore, quello là era dalla paratia, mentre ho dal divisore. Mentre invece dal punto del motore ad arrivare alla grata sono di 1,50 m. Di 1,50 m. La larghezza invece dal lato sinistro ad arrivare allo scalino è di 1,60 m. Qui l'impianto gas, più piccolo della ruota di scorta, e prossimamente gli dovrò fare una copertura per il fuoristrada. L'altro giorno, considerando oramai la fine dell'estate, l'ho lavata con uno shampoo che è anche anti-corrosion, e dopodiché gli ho dato anche la cera. Caspita, devo dire che è davvero molto, cioè sembra che non gli si sia attaccata la polvere nonostante abbia piovuto. Quello che c'è ancora da fare è quello di regolare la riserva della tanica dell'LPG. E poi sistemiamo il resto. Sta arrivando pioggia.